Ciao a tutti, oggi vi mostro come preparare delle cotolette di cavolfiore davvero semplicissime. Gli ingredienti sono un cavolfiore che ho già tagliato a fette, le fette devono essere più o meno spesse un centimetro, pan grattato quanto basta e pecorino quanto basta. Il pecorino potete anche non metterlo oppure sostituirlo con del parmigiano. Due uova, sale quanto basta, olio extravergine d'oliva. E se vi piace anche il curry. Questi sono gli ingredienti, procediamo con la La prima cosa che preparazione. faremo sarà cuocere le fette di cavolfiori in acqua salata. Fatele cuocere non più di 5 minuti, un po' per volta. Ecco qui, dopo circa 5 minuti possiamo andare a scolare le nostre fette di cavolfiore. Non di più, ragazzi, mi raccomando. Mi raccomando, non più di 5 minuti, altrimenti il cavolfiore poi andrà a Pronto il rompersi. nostro cavolfiore, l'ho scolato, dopodiché sono andata ad asciugarlo con della carta assorbente e siamo pronti per formare le nostre cotolette. Io ho già sbattuto le uova in una ciotola e ci ho aggiunto sale. In un piatto invece ho aggiunto il pan grattato al pecorino e al curry. Adesso Ora passiamo il nostro cavolfiore prima nell'uovo. Io mi aiuto con una spatola perché comunque il cavolfiore è delicato, eh? Lo rigiro nell'uovo, dopodiché vado a passarlo direttamente nel pan grattato e nel pecorino e lo impaniamo bene. Questo olio lo metto su, vedete? Per evitare di girarlo più volte perché comunque il cavolfiore è molto delicato. Quindi adesso spolvero il pan grattato e cerco di far aderire bene il pan grattato al cavolfiore. Voilà! Posso andare ad adagiarlo su una placca da forno ricoperta da carta A foglia. questo punto le nostre cotolette sono pronte. Vado a metterci su un po' di olio extravergine d'oliva. E posso andare ad infornare a 180 gradi per 15-20 minuti. Ed eccole qui le mie cotolette di cavolfiori sono pronte per essere gustate. Sono state in forno a 180 gradi per 25 minuti nel mio forno, ma voi regolatevi in base al vostro forno, controllatele spesso. Infine ci ho spolverato su un po' di sale. Vi consiglio di gustarle calde, sono molto più buone. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta semplicissima vi sia piaciuta. Se provate a farle, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggate in Instagram con le vostre foto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!